Il generale Garofano al premio Poxio Meno, sicuramente c'è un pochettino di emozione a ricevere questo premio. Ma c'è sempre l'emozione, perché è un momento importante, un momento in cui tu ripercorri la tua carriera, quello che hai fatto, e quindi meno male che c'è l'emozione, perché non sarebbe così poco umano, che è giusto che ci sia. Quindi sono felice di esserci e ringrazio di questo riconoscimento. Qualche premiato ha detto per fortuna non è alla carriera, perché quando si consegna il premio alla carriera significa che si è arrivati. Lei ancora ha tanto da lavorare. Ma direi di sì, per due motivi. Intanto perché il mio lavoro, come tanti, lo si fa per passione. E poi perché nel mio settore mi rendo conto che molto è stato fatto, ma altrettanto deve essere fatto per migliorare la sicurezza e la giustizia in questo paese. Quindi spero davvero che tutto quello che mi ha preceduto si possa raddoppiare. Che significato ha lei questo premio? Ma io credo che sia soprattutto un momento di riconoscimento per un settore vitale, perché la prova scientifica è vitale. Allora ritengo che coloro che hanno poi deciso di conferirmi questo premio hanno percepito e capito e compreso quanto è importante. Attraverso il premio poi tutto questo diventa un strumento per poter migliorare e soprattutto per cercare di risolvere quelle sacche di operatività che spesso non ci consentono di arrivare a quei risultati che tutti vorremmo. Una domanda sul suo lavoro: quanto è importante la squadra? Non è importante, è fondamentale. E se noi riuscissimo a far passare questo concetto, a prescindere dalle istituzioni, no? Perché dal primo intervento sulla scena del crimine fino ai grandi esperti, io credo che se ognuno di noi ragionasse con questo spirito di squadra, veramente i risultati sarebbero ben diversi, quindi è fondamentale. Il problema è che noi italiani non siamo molto adusi a puntare alla squadra, e allora bisogna lavorare anche su questo, è un problema culturale, ma se siamo qui parliamo anche di questo. Che cosa ne pensa dei suoi compagni di viaggio di stasera, Dacia Maraini, Lando Buzzanca, Valentina Marocchi? Non posso che essere onorato, è per me un privilegio essere tra loro. Questo dimostra anche la sensibilità di chi ha voluto pensare a un premio che tocca categorie differenti, che però incidono così notevolmente in questa società, che è migliorabile proprio attraverso queste testimonianze, e attraverso queste testimonianze farne tesoro per poter poi guardare avanti e soprattutto puntare ai giovani. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buonasera.